Varsila dice no alla mediazione proposta dalle istituzioni su cui pareva essere stata trovata la convergenza di tutte le parti. Dunque salta il possibile accordo su una proroga degli ammortizzatori sociali e a questo punto è presumibile che la multinazionale finlandese decida di aprire una procedura prevista dalla legge 234 che si concluderebbe con il licenziamento di 300 persone tra circa 8 mesi. E intanto però dovranno essere versati integralmente gli stipendi. Proprio gli stipendi sono il nodo. Varsila non intende farsi carico degli stipendi dei 300 addetti in esubero una volta avviata la procedura attraverso nuovi ammortizzatori sociali. Irresponsabile e immotivato, così Confindustria Alto Adriatico per bocca del suo direttore generale Massimiliano Ciarrocchi ha definito il comportamento dell'azienda. Le istituzioni con la regione stessa e Confindustria Alto Adriatico stavano infatti lavorando per perfezionare un accordo di programma con Ansaldo Energia, interessata a produrre impianti per ricavare energia dall'idrogeno verde, e su questo era in corso un'interlocuzione con Mitsubishi che ancora non si è chiusa e che però ha tempi lunghi. La proroga dei contratti di solidarietà serviva proprio a guadagnare tempo per trovare una soluzione, ma Varsila ha chiuso ogni speranza anche richiedendo di trasferire alcuni macchinari dallo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Un fatto gravissimo, scrive in una nota il segretario della Wilm Will Dritti Trieste Antonio Rodà. Per quanto ci riguarda, dice, questa presa di posizione mette in discussione tutto l'insediamento industriale di Varsila. Ora è davvero difficile immaginare una nuova strada per salvare lo stabilimento giuliano e il lavoro di queste 300 persone.